Quest'anno, per gli amanti della mountain bike, ci sarà un appuntamento unico, da circoletto rosso, come si dice. Sabato 27, domenica 28 giugno, il territorio fra Pisa e Lucca ospiterà la prima edizione della Serra Biancoforno Mountain Bike Cup 2015. Una gara durissima e innovativa, perché spalmata su due giornate. Due tappe, appunto, per un totale di 125 km e 5.000 metri di dislivello. Si parte con la prima frazione in programma sabato 27, con 1.500 metri di dislivello complessivo e l'impegnativa salita che porta a Lombardona dopo 14 km di ascesa. Domenica poi impegno ancora più difficile, coi corridori chiamati a coprire 83 km con 3.500 metri di dislivello. Si arriva a pedalare anche su strappi al 34%, la salita più dura, da Butti a Piombello, misura 7,5 km e potrebbe anche risultare decisiva. Ciao, buongiorno amici di Bike Channel, siamo alla ricognizione del percorso della gara di mountain bike della Serra Biancoforno Cup. Insieme a Miguel Martinez oggi proviamo il percorso, campione olimpico, molto esperto della specialità mountain bike, e insieme visiteremo questo bel monte e spero sia una bella girata per te che non conosci molto queste zone. Esattamente, buongiorno a tutti. Oggi siamo alla prova di questo stupendo percorso che ho sempre sentito che è un bel percorso da fare. E sono, come dire, un po' eccitato di fare questa prima salita, di vedere questa bella, penso di belle immagini che possiamo vedere, spazio di divertimento in mountain bike. Bene, allora andiamo insieme e proviamo. Okay. Ciao amici. Ciao. Miguel, questa prima salita, che ne pensi? È già impegnativa, per fortuna che prima abbiamo un po' di pianura per riscaldare le gambe e subito siamo già dentro il gioco di salita dura, impegnativa, dove è molto importante di gestire suo ritmo e sua pedalata, perché è lunga la gara, quindi già qui andare a tutta diventerà dura per il finale. No, è meglio di gestire, sì, perché 3.000, più di 3.000 metri di dislivello è tantissimo, e una partenza così al freddo è meglio di pensare più a se stesso che guardare la classifica sulla prima salita, come dire. Rapporto molto agile, si vede, prendiamo un po' di cuore, aumenta ancora la pendenza. Mi piace la mountain bike e questa non è una battuta, è divertente. È iniziato lo sterro, ora sarà pane dura, pane duro per i denti. Ma mi manca il caffè comunque là, con un po' di più di caffè lo stacco già subito, eh. Da un momento mi stacca. Tratto di discesa, piccolo tratto di discesa con leggere pietre che troveremo spesso durante il percorso. Queste, hai visto? Tornanti qua, molta pendenza, arrivavano anche al 20-21. Sì, abbiamo, ho visto, ma sono belli perché sono non troppo lungo. Sono di mettere un po' un colpo di forza dopo recuperare subito dopo. È fatto che in maniera che puoi recuperare a ogni pezzo duro. È bello. Infatti ci sono pezzi duri, però si alterna ai 150 e 200 metri di falso piano, quindi riusciremo a prendere anche fiato. E per le gente di mountain bike che fanno come una bella esperienza così, è bello perché si mette un po' tutta sulle parti difficili, ma dopo recuperano e non sono bloccato ad andare a piede perché c'è dei pezzi quasi in pianura.
e questo è bello perché hanno il tempo di recuperare senza mettere il piede giù e pensare che la salita non si finisce mai, e questo è bello. Per una prima salita veramente è bello. Ho fatto 3 metri di meno e ti blocca! Di meno, occhio! Ti blocca! Saremo messo sui 300 metri di altitudine. Quello che io pensavo della Toscana, con questa parte di olive, tutto piccolo paese, e dopo si va su e trova il terreno un po' come sulla Costa d'Azzurra, che si va veloce ma devi stare sempre attento alle sassi che puoi uscire, forse dopo la pioggia del Viene. Sì, diciamo, abbiamo attaccato una delle ultime salite da Buti, siamo passati dentro al centro, poi abbiamo fatto il primo chilometro e mezzo in asfalto, poi con cemento, poi abbiamo iniziato il bosco con i sassi, con le radici degli alberi. Primo tratto impegnativo, niente, è una bella salita. Sì, sì, è una salita diversa dalla prima, è più costante, più ripida, più costante. Per quello che è molto importante di Buti, di prendere a mangiare e bere, perché siamo a metà gara e questo momento di mangiare è molto importante, perché se le persone non mangiano, non prendono cura di se stesso giù, fanno la salita bene, dopo arrivano su che manca zuccheri e non si finisce mai la gara. È veramente un tratto da pensare giusto e di gestire sua pedalata e stare costante per non spendere energia, buttare energia per niente. È vero che faccio fatica, sì. Sicuramente, sì. Perché pensavo che la salita era come la prima, che su e giù, solo che su questa non c'è un recupero veramente. Cioè, ti prendi, ti devi sempre spingere e tenere la tua velocità regolare. È vero che è impegnativa questa, molto di più. Infatti usavamo 34-42, quindi... E siamo nel limite. E pensavo un 20%, eravamo 18-20, quindi è una bella pendenza. No, buono, ora ripartiamo, continuiamo la salita, vediamo come si affronta gli altri tratti, se saranno impegnativi come all'inizio. È sorpresa in sorpresa, ma è bello perché c'è sempre una novità. È vero, è vero. Su questo percorso. Allez, via. Su questa salita, se sei in gara per tenere le prime 5-10 là, la vedi subito chi va a vincere. Ora inizia il bello. Bello. La parte più impegnativa. Andiamo ai porti. Cambiamo. Che
Miguel, allora abbiamo fatto un terzo del percorso, due belle salite tecniche, panorama mozzafiato, veramente stupenda oggi, come ti è sembrato? Veramente bello, perché non pensavo che non abbiamo fatto neanche la metà del percorso. E come dire, ho già preso pieno gli occhi di belle viste, di belle cose divertenti. E io penso che dopo, sulla fine, che sono un po' di su e giù, io vado a trovare ancora degli altri momenti diversi. E la particolarità di questo proprio momento che abbiamo fatto, quello che io trovo, che un paio di chilometri cambiamo sempre di visualizzazione, sì, di percorso, di salita ripida, di momenti giù, su, giù. E c'è un mix che io trovo sulle Coppe del Mondo in genere. Sì, infatti, arriviamo in quota, la salita si addolcisce, diventa un po' di falso piano e diventa anche più scorrevole. Sì. Anche la temperatura diviene giusta, perché c'è sempre un po' di più caldo giù. È giusto, hai fatto bene. Sì, è vero, è vero. E adesso, se vuoi continuare, dove è la direzione che vuoi prendere? Tu devi continuare a dritto ancora un paio di chilometri. Io sempre dritto. Sì. Ok, va bene. E poi è stato un piacere. Grazie mille di tutto, del tuo consiglio e di mi far visto tutto questo. Grazie mille. Ciao. Ciao. C'è le tratti che si va su e dopo si spiana di nuovo, e quando si spiana abbiamo una vista incredibile su tutte le montagne di Appennino. Adesso siamo su una parte che è praticamente sulla su della salita. E anche se mancate un po' di acqua, sappiate che fra un piccolo 5 minuti siete arrivati con di gente con la felicità che aspetta voi per mettere la borraccia piena e dopo finire questa bellissima gara. È veramente bello, perché anche se c'è la difficoltà di questo dislivello, la bellezza del paesaggio, più l'assistenza che c'è sulla gara, fa che passate dei momenti estremi buoni. È vero che sulle gambe, quando le gambe iniziano a bruciare, basta rallentare un attimo, controllare se stesso, non pensare troppo negativo e dopo si va su. Il tempo di pensare, siete già arrivato là. Ok, ci siamo dopo una bella prova su tutto il circuito, che è stato fantastico. Adesso siamo qui al centro sportivo, dove si gestisce tutte le parti della logistica. E veramente io aspetto tutti voi alla gara della Serra Biancofurno Cup. È veramente da fare, perché è bellissimo, c'è tanti vista, tanti belle salite, belle discese, è fantastico, non c'è niente altro da dire. Arrivederci, ciao!